La paura di comunicare sui social è il nostro esperimento settimanale. Buongiorno e benvenuti al caffettino, io sono Mario Moroni e come ogni giorno alle 7.30 mi trovate su questo podcast a parlare, a commentare con voi delle news più interessanti, ma in questa settimana, in queste settimane di agosto per il podcast estivo faremo un po' di riflessione. Prendo appunto questa settimana per intero su un unico argomento molto importante, soprattutto perché me l'avete segnalato voi, ovvero la paura di esporsi. Partiamo da qua, da un articolo, bell'articolo di Riccardo Scandellari su medium.com/scande, che ci racconta le 5 paure, le 5 ansie legate ad oggi a comunicare. Perché effettivamente, malgrado siamo tutti sui social, siamo tutti content creator, siamo tutti speaker, però in realtà non è davvero così. Sono solamente poche persone che sanno comunicare e che lo fanno tutti i giorni con competenza e con contenuti interessanti. Per cui ogni giorno lo dedicheremo ad una paura. La paura di cui parliamo oggi è la paura di non avere talento. Va detto che la creatività è un muscolo che va allenato tutti i giorni, un po' come se chiedessimo a un grande campione di qualsiasi sport di raccontarci le sfide che ha affrontato ultimamente. Bene, lui non ci racconterebbe della partita, dell'esecuzione, della gara finale, ci parlerebbe di tutto l'allenamento che ha fatto tutti i giorni. È chiaro, qui veramente creatori di contenuti, imprenditori, professionisti hanno, come dire, l'aspettativa di avere un risultato immediato dopo qualche post, dopo qualche video, dopo qualche podcast. E invece no. Invece è esattamente il contrario. Vi porto la mia opinione, la mia esperienza. 4 anni fa, quando ho cominciato con questo esperimento del caffettino ogni giorno, bene, l'ho rifatti tante volte, li ho cancellati sbagliando. Avrei dovuto continuare pubblicando, cercando di migliorare sempre giorno dopo giorno. Bene, abbiamo festeggiato le 500 puntate qualche settimana fa ed è stato chiaramente un risultato ottimo, ma non tanto per i contenuti quanto per aver fatto 500 puntate. Tenetevi stretti i numeri, tenetevi stretti tutti quei tentativi, perché serve la curiosità, serve il potersi sperimentare, la fiducia, ma soprattutto, lo cita anche Scanda nel suo articolo, serve la pazienza per migliorare se stessi ogni giorno. Non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo, diciamo così, cadere nel tranello di chi va in palestra a settembre e a gennaio. Dobbiamo invece a guardare la costanza di chi ci va tutto l'anno e dopo un po' di tempo si misura con i risultati. Bene, la paura di cui abbiamo parlato oggi, cioè la paura di non avere talento, è una paura falsa, perché tutti abbiamo talento a nostro modo, per le nostre abilità, per le nostre inclinazioni, per le nostre capacità ogni tanto di raccontare uno o l'altro argomento o di trovare uno strumento giusto. Magari cominciate con il blog, poi ci provate col podcast, poi provate con i video, poi fate altre cose, fate le dirette. Ecco, testare, avere la pazienza di volersi bene nel lavorare soprattutto così a lungo. E tu sei pronto a partire? E con questo concludiamo anche il caffettino di oggi, tutta la settimana dedicata alle paure della creazione dei contenuti, alle paure di esporsi. Ci sentiamo domani con un'altra bella tematica. Se vuoi, Telegram, Mario Moroni Canale, ti aspetto anche lì. A domani!